Thank you.
Attesa finita per la prima partita di una manifestazione che raggiunge un traguardo importante della sua storia, festeggiato per l'occasione da una formula diversa dalle precedenti. Nell'anno del suo 60° anniversario, infatti, questo torneo potrà davvero definirsi europeo grazie a un'edizione itinerante che sostituisce il formato del singolo paese organizzatore. 12 saranno le città ospitanti, dalla Spagna alla Russia, dall'Irlanda all'Azerbaigian. Ed è in queste 12 città che i sogni e le speranze di 24 paesi coltivati nell'arco dei precedenti 4 anni daranno vita a un mese di calcio fatto di passione e adrenalina. Allacciate le cinture, l'otto volante del grande calcio europeo inizia il suo primo giro di emozioni. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Davvero notevole, ora tocca all'altra squadra. Eccoci qui, Luca, per cominciare una nuova avventura. Prima partita di un torneo da cui ci aspettiamo grandi emozioni. Sì, Fabio, è vero, e non vedo l'ora che la competizione entri nel vivo. È uno dei principali eventi sportivi dell'anno e tutti gli appassionati di calcio non attendevano altro. C'è grande entusiasmo in tutta Europa e l'idea che la nazione organizzatrice non sia una sola ha reso questo sentimento molto più diffuso. Speriamo che anche i ragazzi in campo ci regalino la stessa dedizione. Diamo il via alla partita. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Chiellini sicuramente. Forte, alto, un difensore dalla grande fisicità. Tanto roccioso in difesa quanto pericoloso sui calci piazzati in avanti. Non mi stupirei di vederlo protagonista in entrambe le aree oggi. Ma guarda, mi trovi assolutamente d'accordo. Le sue capacità di guidare e organizzare la difesa saranno fondamentali. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Può crossare. Ha la possibilità di andare verso la porta. Cerca lo spunto. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Interessante azione sulla fascia destra. Grande azione personale. Rimessa in gioco dunque. Verratti. Jorginho. Allarga il gioco sulle fasce. Lorenzo Insigne. Spazza via. Colpisce! È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Passaggio sulla destra. Jorginho. Cristiano Biraghi. Si libera la grande. Cross in arrivo. Ottima pressione la sua. Occhio al tiro. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di nulla. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza però va bene a provarci.
provano a ripartire da dietro. Niente gol né da una parte né dall'altra. Si spinge in avanti. Cerca il compagno in area. Florenzi. Chiesa. Florenzi. Chiesa. Se ne va. Chiesa. E va a colpire di testa. Ha messo la prova al portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio. L'estremo difensore la caccia lunga. E questo tentativo d'azione non va a buon fine. Gli avversari hanno fatto buona guardia e forse è mancata anche un po' di inventiva nei passaggi. C'è letteralmente una pioggia di cross in area, Luca. Sì, quando è una torre al centro dell'area devi provarci. Più palloni metti in mezzo, più chance hai di segnare. Basta un mezzo pallone giocabile per arrivare al gol. Certo, affidarsi solo al cross può essere noioso e prevedibile, ma rimane una tattica che può dare i suoi frutti. E passa! Palla verso il centro dell'area. Spazza via senza frangere. Ayan. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Fin qui è stato un atteggiamento magnifico da parte della squadra che non ha mai permesso agli avversari di creare chiare occasioni da gol. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. Col fischio dell'arbitro inizia il secondo tempo. Finora la partita è a secco di gol, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via della rete. Çalhanoğlu, Demiral, Çalhanoğlu, Cristiano Biraghi, di forza. Barella. Florenzi fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Marco Verratti. Jorginho. Cristiano Biraghi. Scatta verso il pallone. Verratti allarga il gioco a destra. Chiesa. In questi casi difendere con tanti uomini in mezzo è una buona idea, Luca? Sì o no? Sì, orientativamente sì. Il rischio è che portando tanti uomini in area inevitabilmente scopri altre zone del campo. Tipo, per esempio, ti può capitare di restare scoperto sulla tre quarti? Esatto, esatto. Se ti abbassi troppo lasci molti spazi davanti che gli avversari possono sfruttare, ad esempio colpendo dalla distanza. Barella. Lungo passaggio in avanti. La gioca a sinistra.
al centro, salta e colpisce di testa. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale, e grande l'occasione che siamo riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Siamo ancora in attesa del primo gol, per il momento 0-0. Ottimo dai e vai. L'appoggia sulla fascia. E perde il duello fisico con l'avversario. Romagnoli. Se ne va. Pronto. La toglie dalla porta. Immobile. Sembrava un pareggio annunciato, invece hanno colpito all'ultimo istante. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. Italia segna il gol che sblocca la gara. Fanno un passo avanti verso la vittoria, ma devono rimanere molto concentrati. Ayan. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Barella. Ecco Immobile. Sulla destra. Chiesa riceve un bel pallone. Immobile, vicinissimi al gol del 2-0. Che delusione, un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. Lorenzo Insigne, vero specialista sui calci d'angolo, attenzione. Ci mette una pezza. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Çalhanoğlu. La squadra ora deve salire se vogliono provare a giocarsi quest'ultima azione. Qualche istante e sarà tutto finito. Bella apertura. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Si libera la grande. Vediamo se può capitalizzare. È un grande riflesso qui. È stato splendido l'intervento del portiere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare.
Bernardeschi la metterà in mezzo. Occhio ai saltatori che sono arrivati. Libera tempestivamente. Prova l'incursione in avanti. Alla peggio nello scontro di forza. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Un'ottima prestazione. Sono partiti forti dimostrando grande personalità. Adesso devono continuare in questa maniera. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Non c'è modo migliore di inaugurare una competizione come questa. Ora non solo potranno avvalersi dell'entusiasmo della vittoria, ma anche gestire meglio le partite successive. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. È stato un grande piacere.